Ciao amici e benvenuti da DJ Mister 15. Oggi abbiamo degli auricolari della iGadgets, una marca che abbiamo già recensito per altri prodotti, davvero interessanti, soprattutto sotto il lato della connessione, perché è uno di quegli auricolari in-ear che riesce a collegare contemporaneamente due smartphone. Funzione molto comoda, anche se poi ci sono alcuni limiti. Integra una buona tecnologia all'interno con un Bluetooth di tipo 4.0 e la tecnologia, o meglio il protocollo aptX per un trasferimento audio in streaming di altissima qualità. Per noi, per il prezzo, per la qualità e per quella funzione di collegare due smartphone contemporaneamente, ci sembra un prodotto consigliato. Andiamo a scoprirlo. Eh sì, eccolo qui, gli auricolari iGadgets con il modello IGX450S. Andiamo a vedere l'interno della confezione. L'apriamo. All'interno troviamo un manuale con un barcode per direttamente andare nel sito del produttore per aiutarci nel primo collegamento completamente in inglese. Qui all'interno, gradevole questa sorpresa, una cover rigida, una custodia rigida, molto ben fatta in plastica morbida, semigommata, a cerniera. Andiamo ad aprire, molto spaziosa. All'interno troviamo gli auricolari, dei supportini di ricambio, oltre che dei gommini di ricambio e gommini di forma diversa che poi possono essere utilizzati sulle cuffie. Noi non le abbiamo cambiati, le abbiamo utilizzati con quelli che erano in dotazione. Dobbiamo dire che la stabilità, e lo anticipiamo, è molto 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 buona. Ve li tiro fuori così vi faccio una rapida panoramica di quello che c'è. C'è anche questo supportino che permette di stringere o allargare. Noi utilizzandolo dietro il collo non ne abbiamo avuto bisogno. E qui un carica USB, micro USB per permettere la ricarica della batteria. Mi raccomando, se non avete un caricabatterie come il nostro, già da 700 mAh è già troppo per questi auricolari, ricaricate dalla USB del PC e non sbagliate. Andiamo a vederli più da vicino. Lo vedete, il filo molto lungo, davvero molto comodi. Sono molto simili ad altri prodotti che abbiamo recensiti. Buona la qualità, questa plastica lucida che ricopre tutto l'auricolare, il filo di tipo piatto anti-ingarbugliamento, abbastanza rigido, molto molto comodo devo dire. E poi passiamo alla parte hardware, anche se voglio farvi vedere la particolarità, questo l'abbiamo trovato molto molto comoda, del padiglione auricolare. Lo vedete, è leggermente ripiegato, che permette una stabilità quando l'abbiamo inserito nelle orecchie davvero eccezionale, non ci sono mai cadute anche con movimenti bruschi. Parlando invece di lato software hardware, qui c'è il tastino multifunzione che permette di accendere e spegnere il dispositivo, primo pairing, rispondere alle chiamate, anche sul nostro Note 4 aggiornato all'Lollipop di andare con un doppio clic a fare l'ultima chiamata oppure tenerlo premuto per alcuni secondi, aprire il supporto vocale, sempre gradita quando funzionano, perché alcuni auricolari stanno avendo problemi con l'aggiornamento all'Lollipop. Qui abbiamo i tasti per alzare e abbassare il volume oppure per andare avanti e indietro sulle nostre tracce musicali. Un buon microfono dalla discreta soppressione dei rumori, non eccelle sotto la qualità, diciamo ci sentiva un po' ovattato l'interlocutore, però siamo riusciti a chiudere la telefonata. Guardate com'è particolare il disegno di questi auricolari e dobbiamo dire che sotto, lo ripetiamo nuovamente, sotto l'aspetto della stabilità nelle orecchie è davvero molto molto stabile, anche in situazioni di movimenti bruschi non abbiamo mai avuto problemi di cadute. Qui sulla parte opposta non c'è nulla se non un logo di riferimento per rendere simmetrico il fattore design. C'è la USB per ricaricare la batteria interna. Buona l'autonomia, abbiamo raggiunto, non riesco ad aprirlo,
con utilizzo per molta musica streaming e qualche chiamata di test, quasi le 4 ore e mezzo di utilizzo. Supponiamo che al rodaggio della batteria si possa arrivare tranquillamente alle 5 ore di utilizzo. Mi raccomando, non ricaricate, anche il nostro da 700 mAh era già troppo per ricaricare questi auricolari. Non sbagliate, lo collegate con il cavo in dotazione alla USB del PC e salvaguardate la batteria interna. Veniamo adesso però alla parte musicale. Intanto lo accendo, ve lo faccio vedere. Qui dovremmo vedere il LED di stato, eccolo qui. Allora, per collegare, lo vedete, in questo momento sta facendo la ricerca, o meglio è visibile sui nostri smartphone, rosso e blu. In pratica noi lo andiamo a vedere sul nostro smartphone. Colleghiamo il primo dispositivo, ve lo dico brevemente, l'ho fatto vedere in altri video come si fa, però vi spiego brevemente come collegare due dispositivi. Andiamo a collegare il primo dispositivo, questo qui, lo colleghiamo, facciamo la connessione Bluetooth, rispegniamo il dispositivo, lo riaccendiamo, teniamo premuto il tastino di accensione e riportarlo in questa situazione blu e rosso, prendiamo il secondo, in questo caso io ho un tablet, l'ho testato con lo smartphone e il tablet. In pratica rifacciamo lo stesso collegamento e colleghiamo il secondo Bluetooth. Teniamo attivi tutti e due Bluetooth sullo smartphone e il tablet, rispegniamo l'auricolare, lo riaccendiamo, automaticamente prenderà tutti e due Bluetooth. Mi raccomando, i due Bluetooth devono essere attivati sui vostri smartphone. Quindi al momento che lo andiamo a riaccendere non dobbiamo riandare nuovamente in fase di pairing, ma dobbiamo solo una breve versione come si accende, lasciare e fa tutto in automatico il dispositivo. Parliamo adesso di lato musicale. Buona l'insonorizzazione, e dopo aver detto che sono molto stabili alle orecchie, anche l'insonorizzazione è molto alta. Mi raccomando, lo faccio in tutti i video, non li indossate quando siete in auto perché veramente vi isolano dal mondo esterno. Buonissima la qualità, l'equalizzazione all'interno, c'è forse un leggero, ma parliamo, poi questi sono gusti personali, di bassi che soprattutto se spingiamo all'interno del padiglione auricolare queste cuffie si percepiscono, si enfatizzano ancora di più. Però dobbiamo dire che tutto sommato sono degli auricolari che ci sono piaciuti sotto tutti gli aspetti. Per il costo chiaramente noi badiamo molto all'aspetto estetico, alle funzioni, ma anche al rapporto qualità-prezzo. Per il costo davvero un prodotto in base anche a quello che ci viene fornito, lo vedete, non è standard questa fornitura, soprattutto con la custodia compresa, lo riteniamo altamente consigliato, ci ha dato grandi soddisfazioni. Poi l'utilità di collegare due dispositivi, io l'ho fatto con il tablet e con il mio Note 4, insomma è sempre una funzione che fa comodo. Io con questo spero di esservi stato utile e vi do appuntamento alla prossima recensione.